Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con la protesta di questa mattina in Consiglio Comunale a Pescara di alcuni residenti delle case ater di Via Lago di Borgiano che, ospitati negli alberghi, chiedono di tornare a vivere nelle loro case. Gli inquilini hanno incontrato poi il sindaco Marco Alessandrini. Vediamo. Allora, per trattarci quando è voluto 10 secondi, ma per ridarci la casa quando? No, avevate chiesto un incontro col sindaco e siete stati ricevuti dal primo No, cittadino senza come... incontro, siamo venuti e basta perché non ce la facciamo più. Cosa vi ha detto il sindaco? Ci ha promesso delle cose, speriamo che lo mantenga, che lui si, come si dice, Si impegnerà. si impegnerà. Adesso, la prossima settimana, avremo un'altra delegazione. 3 mesi in albergo, sfido chiunque. Non uscirsene un po' di testa, insomma. Voi volete tornare a vivere nelle case? Certo, penso Riprendere che. le nostre abitudini a cucinare, a pulire, tutto. Ci hanno tolto tutto, tutta la dignità ci hanno tolto. Sono anche alcune persone malate con voi? Sì, ci sono 4 persone che stanno facendo la chemio. Noi dobbiamo continuare su questa via, che è anche quella ovviamente di effettuare gli sgomberi nel caso di alloggi abusivi. E dobbiamo valutare tutte le forme possibili di collaborazione nel momento in cui le norme consentono uno strumento che si chiama CAS, Contributo Autonomo di Sistemazione. Significa sostanzialmente che il sistema pubblico ti dà dei soldi perché è più conveniente affittare una casa piuttosto che pagare un albergo per nuclei familiari magari anche numerosi. Però per fare questo bisogna innanzitutto farla la domanda di CAS e non sempre questo è avvenuto, abbiamo sensibilizzato su questa necessità. E poi possiamo immaginare, come a dire il vero già stiamo facendo da tempo, dei percorsi in cui il sistema pubblico in qualche modo funga da garanzia per queste persone e famiglie che magari possono avere difficoltà nell'erogazione di una caparra che è necessaria per prendere in locazione un immobile. E poi credo c'è anche la necessità in qualche modo di sentirsi rassicurati, mostrare anche la vicinanza delle istituzioni che hanno molto a cuore questa partita così importante per la vita delle persone, ma abbiamo detto a loro che i miracoli li fa Harry Potter e noi crediamo nel lavoro quotidiano e continuo, che è quello che fin qui ci ha consentito di gestire al meglio una grande emergenza e vogliamo continuare a farlo naturalmente per soddisfare di concerto con l'intero sistema pubblico questo bisogno abitativo così vitale. E restiamo in argomento perché in uno stabile ater in via Ario Sparto a Pescara da tempo non funziona l'ascensore danneggiato da un incendio. Per una donna, invalida al 100%, la casa è diventata una prigione. Paolo Renzetti. Signora, ascensore rotto da diverso tempo in questa palazzina, lei è prigioniera di fatto in casa, non può uscire. Esatto, non posso uscire, mi sento una sepolta viva, muoio prima del tempo. Perché ho bisogno di parlare, ho bisogno di vedere, di prendere aria. Invece così sono abbandonata tutto, perché qualche volta vengono le volontariate della Croce Rossa, la chiamo io, gentilmente arrivano. Però devo stare in lista perché non ci sto solo io, che mi deve prenotare prima per farmi venire a prendere. Se voglio uscire in ufficio, fare qualche compra, qualcosina. Lei chiede ovviamente, Sì. nei limiti del possibile, di poter trasferirsi in un'altra palazzina dove c'è quantomeno un ascensore. Sì, esatto. Ho il piano navelletta, il piano terra, che non ci siano le scale, perché un giorno fa sono pure cascata. Ma sta incongiata. Che le gambe mi cedono. Non ce la faccio, sta sempre qua, finisco più, non solo l'insufficienza, ma anche questione di muscoli, perché non vado, non posso circolare. Lei abita al secondo piano di Sì. questa palazzina, ascensore rotto, lei è con le stampelle, come fa ogni volta ad uscire? Mezz'ora, piano piano. Quando devo scendere per forza, che devo fare? Io vivo solo, con me non c'è nessuno. Avete chiesto più volte di poter riparare questi ascensori? Sì. Che vi hanno detto? Che non c'è i soldi qua. Tutto questo palazzo che pagano 9 persone. Cattedri quelli che ne pagano, non è colpa nostra. È l'ennesima vergogna dell'ATER. Dopo gli appartamenti che consegnano e propongono agli evacuati via Lago di Borgiano fuori provincia, addirittura ieri a Montebello di Bertona, adesso c'è questa ultima ciliegina sulla torta, che
che poi l'amministratore, il commissario manda comunicati stampa smentendo, non smentisce nulla, perché questa è la realtà. Una signora di 70 anni dove c'è un ascensore rotto da 7-8 mesi, l'ATER non provvede a fare nessun tipo di manutenzione e la signora è costretta a stare a casa in quattro mura e gli viene vietata quella che è la cosa più bella, cioè la libertà di agire, di interagire con i propri amici. Questo non è il terzo mondo, questo non può essere Pescara. Che l'ATER si svegliasse, altrimenti se il commissario, se i dirigenti che non sono capaci, che si dimettessero per cortesia. Neve e vento forte a Campo Imperatore, oltre i 2100 metri sul massiccio del Gran Sasso, dove la temperatura questa mattina era prossima allo zero. È comunque in funzione la funivia che da località Fonte Cerreto conduce in quota, dove sono chiusi tutti gli impianti. Da lunedì 25 settembre la funivia chiuderà al pubblico esercizio per lavori di ordinaria manutenzione prima dell'inizio della stagione invernale. Un asse Avezzano-L'Aquila per rifornire il mercato dell'Aquila bene. I carabinieri della Compagnia dell'Aquila, diretti dal capitano Nacca, hanno arrestato due persone, un albanese che risiedeva ad Avezzano e un aquilano che vendeva la droga all'Aquila. Daniela Rosone. Un asse Avezzano-L'Aquila per rifornire di cocaina il mercato dell'Aquila bene, destinato a clienti facoltosi e anche a qualche professionista. È dei carabinieri della Compagnia dell'Aquila quest'ultima operazione che ha svelato quest'asse e ha permesso loro di arrestare Roberto Biasini, aquilano classe 77, ora ai domiciliari, e Angelus Bongiacai, albanese classe 71, in carcere, entrambi con precedenti penali. Biasini si riforniva da Avezzano dall'albanese usando strade meno battute, non l'autostrada di certo, per eludere i controlli delle forze dell'ordine, e portava la cocaina all'Aquila, anche in un noto locale che cogestiva assieme ad altri. Nelle perquisizioni a casa, dove sono stati trovati entrambi al momento dell'arresto, i militari non hanno rinvenuto altra droga o denaro. 6 mesi di indagini per arrivare agli arresti, grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, che hanno permesso di appurare che la cocaina veniva venduta ricavando circa 40 euro a dose. Durante l'operazione sono state segnalate alla prefettura per uso personale almeno 5 o 6 persone, tra queste anche un odontoiatra aquilano. Dalle indagini si è anche accertato che l'albanese riusciva a spostare dai 400 ai 500 grammi di cocaina sul mercato aquilano a settimana. Sono stati 47 a Pescara e 106 in ambito provinciale tra il 15 giugno e il 15 settembre i servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal questore Francesco Misiti, con l'arresto di 61 persone e la denuncia di altre 361. Sul fronte della prevenzione, intenso è stato l'impegno della Digos nel monitoraggio dei movimenti sociopolitici e nel controllo di manifestazioni all'aperto. Incisiva è stata l'attività della squadra mobile nella prevenzione e repressione dei reati, con l'esecuzione di 16 arresti in flagranza e di 10 misure di custodia cautelare. La capillare azione di controllo del territorio con gli equipaggi della squadra volante del reparto prevenzione crimine Abruzzo, nonché con il prezioso contributo del personale specializzato della squadra degli artificieri e delle unità cinofile, hanno portato all'esecuzione di diverse operazioni di contrasto alla prostituzione e allo spaccio di droga. Numerose le attività di controllo nei locali pubblici e negli esercizi annessi agli stabilimenti balneari, dove gli uomini della divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione hanno registrato 28 infrazioni, in massima parte di natura amministrativa, denunciando 4 persone all'autorità giudiziaria. Preziosa è stata ancora una volta la sinergia messa in campo tra tutte le forze di polizia sul territorio provinciale. Un romeno di 49 anni è stato arrestato dalla squadra volante della questura aquilana per maltrattamenti in famiglia. Da circa 3 anni sottoponeva la giovane convivente a minacce, umiliazioni e percosse continue. La squadra volante della questura dell'Aquila, coordinata dal dirigente, il dottor Roberto Mariani, ha arrestato un cittadino romeno ieri sera per maltrattamenti in famiglia. A segnalare l'episodio in questura una telefonata al 113 che parlava di una violenta lite che coinvolgeva una donna. Gli agenti della volante, arrivati a Bazzano nel progetto case, hanno notato una ragazza straniera con ecchimosi sul volto, molto spaventata, che tentava invano di difendersi dalla furia dell'uomo. I poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti ad allontanare l'aggressore dalla donna e a prestare soccorso alla ragazza, che è stata poi portata all'ospedale San Salvatore dell'Aquila per le cure del caso. Dai riscontri effettuati dalla polizia è emerso che l'uomo, un 49enne rumeno, da diverso tempo, da ben 3 anni per l'esattezza, era solito
solito avere questi atteggiamenti intimidatori nei confronti della sua convivente. La donna infatti era già stata vittima di minacce ripetute e percosse, anche in altre occasioni era stata oggetto di cure mediche. Sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare, con particolare riferimento ai virus chikungunya, dengue e zika. Questo è il tema dell'interrogazione presentata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari. Una comunicazione che il Ministero della Salute avrebbe inviato alla Regione Abruzzo e a sua volta alla Regione Abruzzo a tutte le AS abruzzesi per allertare sull'arbovirosi trasmesse da zanzare, con particolare riferimento a dei virus che sono il chikungunya, il dengue e lo zika. Io ho il dovere come consigliere regionale e come cittadino eletto di chiedere alla Regione Abruzzo, mediante un'interrogazione regionale, cosa è stato fatto fino adesso. Se ci sono stati dei casi e dei campioni già trasmessi al laboratorio regionale, al laboratorio nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità, e se le ASL sono pronte per mettere in atto tutte le operazioni di precauzione e di contrasto su questi fenomeni che impattano gravemente e possono impattare sulla salute dei cittadini, soprattutto sugli immunodepressi, sui bambini e sulle persone anziane. Ecco, questo vogliamo sapere. Se le ASL sono state anche messe in condizione di operare, io so che ci sono delle ASL in Abruzzo molto pronte, molto preparate, con degli uffici strategici che si occupano di questo, altre un po' meno, che non hanno queste specificità. Quindi la Regione Abruzzo deve riferire in consiglio, ho chiamato il Presidente della Regione, l'assessore competente a riferire in consiglio, a dirci come stiamo messi in Abruzzo, se ci dobbiamo preoccupare, se sta tutto a posto e se stanno mettendo in atto le precauzioni e i imposti appunto dal Ministero della Salute, perché questo dice il Ministero della Salute, non è che ha mandato solo una comunicazione, ha detto attenzione, attivatevi secondo il piano nazionale per la sorveglianza sulle arbovirose trasmesse da zanzare prevede cose specifiche, lo stiamo facendo in Regione Abruzzo? Punto interrogativo, mi devono rispondere. È stato installato nell'ospedale della Val Vibrata di Santo Mero il nuovo centro regionale di farmacovigilanza. Quello delle reazioni avverse ai farmaci è un problema che a livello europeo causa il 5% degli accessi al pronto soccorso. Alfredo Primante. La Regione Abruzzo ha affidato alla ASL di Teramo il centro regionale di farmacovigilanza che si trova all'interno dell'ospedale di Santo Mero. La responsabilità di questo ufficio è stata affidata alla dottoressa Ilenia Senesi, dirigente farmacista presso l'azienda sanitaria teramana e figura professionale adatta a svolgere le funzioni di responsabile per la farmacovigilanza. Gestirà sia i progetti di farmacovigilanza attiva regionali, ma anche darà supporto ai responsabili locali. Farà formazione e informazione a tutti gli operatori sanitari in merito alla farmacovigilanza. Che cos'è un centro che prende in considerazione tutta quella che è la dinamica della politica del farmaco in tutti i suoi aspetti, sia per quanto concerne la spesa, ma sia soprattutto per quanto concerne l'efficacia, quando concerne l'appropriatezza, quando concerne il controllo nella distribuzione del farmaco, per quanto concerne quelle che sono per esempio le reazioni avverse nell'utilizzo dei farmaci. In Europa è stato stimato che il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti a reazioni avverse ai farmaci, dati impattanti in termini numerici che hanno fatto sì che le normative vigenti in tutti i paesi dell'Unione Europea siano particolarmente attente e prevedano azioni di farmacovigilanza proprio per ridurre il numero e la gravità delle reazioni avverse ai farmaci. In Italia è l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, che in qualità di autorità nazionale competente svolge le attività di sorveglianza dei medicinali. Dunque, utilizzare le nostre professionalità, in questo caso affidare a livello regionale alla ASL di Teramo questo compito, serve e garantisce di più il cittadino. Inaugurato a Pescara il nuovo ascensore che permetterà di raggiungere comodamente i piani interrati di Palazzo di Città. Previsto a breve l'avvio anche di altri lavori, come annunciato dall'assessore Gianni Teodoro. Sono arrivato, mi è stato detto del problema, ho voluto che la struttura, il dirigente che ringrazio, appunto ho voluto un'accelerazione affinché questo lavoro venisse completato, perché qui siamo nella cassa comunale
nella casa di tutti e per cui tutti hanno il diritto di venire liberamente e di muoversi liberamente in questa casa, in questo palazzo. Con questo nuovo impianto daremo la possibilità a tutti di arrivare sia negli uffici del mezzanino e sia negli uffici del piano superiore. Questa inaugurazione tra l'altro dà il là ad altri lavori che verranno effettuati all'interno di Palazzo di Città. Certo, c'è un programma di lavori che la Giunta Comunale ha già provveduto ad individuare e non solo, tutto ciò che sarà necessario per il prossimo futuro sarà tenuto nella massima considerazione e, differentemente, se mi consentite, rispetto anche al passato, con una certa velocità, celerità. Il Rotary Club ha organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Pescara un convegno intitolato Pescara e il volo, un secolo di storia aeronautica. Pescara il volo, un secolo di storia aeronautica, questo è il tema di un convegno che è stato organizzato dal Rotary Club di Pescara proprio per celebrare questa importante ricorrenza. Sì, in effetti io ho scoperto, conoscendo il colonnello Di Pinto, che Pescara quest'anno è il 100° anniversario dell'apertura dell'aeroporto. Siccome l'aeroporto ritengo che sia una cosa molto importante per lo sviluppo della città, mettere l'evidenza della città, onomastico, diciamo, anniversario, ritengo sia importante. Parleremo del passato, quindi quando è nato l'aeroporto, la storia insomma di tutto l'aeroporto, e poi ci sarà il presidente della Saga che invece ci parlerà del futuro dell'aeroporto, e quindi sapremo anche dove stiamo andando per quanto riguarda questa attività. Peraltro ho saputo cose importanti, sembrerebbe che uno dei primi voli civili sia partito da Pescara-Roma nel 2018-2019, lo sapremo domani, il colonnello Di Pinto ci spiegherà. E il futuro, secondo me, come ho detto prima, l'aeroporto è certamente un momento di sviluppo per la città e sarebbe opportuno che continui a funzionare così e anche meglio di così. Un fine settimana tra spiritualità e divertimento animerà Montorio al Vomano nel nome di San Gabriele della Dolorata. Si racconta che il giovane santo visitò Montorio nel 1859 e che rimase molto colpito dalla bontà di quella gente. Tania Bonici Castelli. L'abate Don Fioravante d'Ascanio racconta che nel 1859 San Gabriele, nel raggiungere il monastero di Isola, si fermò a lungo a Montorio, colpito dalla popolazione. Per anni a Montorio si è ricordato questo avvenimento con una festa dedicata al santo protettore dei giovani. Dopo 26 anni di interruzione, durante questo fine settimana tornano i tradizionali festeggiamenti a San Gabriele. Per il quarto anno consecutivo la festa di San Gabriele riesce ad avere continuità e siamo contenti come amministrazione perché, al di là dell'aspetto della festa in sé, grazie anche all'aneddoto che abbiamo ritrovato per mezzo dell'arciprete Don Fioravante d'Ascanio, San Gabriele viene festeggiato non solo perché è il patrono d'Abruzzo, ma perché nel 1859 è passato proprio a Montorio. La festa di San Gabriele a Montorio sarà l'occasione anche per rivivere le tradizioni dello storico quartiere di Via Settembrini, dove il santo dimorò durante la sua visita al paese. L'iniziativa dà l'avvio al cartellone autunnale degli eventi montoriesi. Si parte da venerdì 22 con il passaggio della statua per il quartiere. Si andrà poi a sabato con diciamo, l'inizio della festa con la processione classica lungo la via, messa, poi ci saranno i giochi popolari in mezzo alla strada per i ragazzini, allietati dalla presenza di Stellina, ci saranno gruppi popolari, la sera ci sarà uno spettacolo teatrale itinerante della Compagnia dei Folli, la domenica si inizierà poi con il torneo di calcio Badillomano, la sua seconda edizione. Nel pomeriggio nuovi giochi per la via, tipo la gara di hula hoop, la gara di palleggi, sarà la gara degli spaghetti. Inoltre nel pomeriggio ci sarà la possibilità di vedere, di provare dei giochi antichi realizzati a mano dall'associazione San Rustico Vicus di Basciano. Apriamo la pagina dello sport e lo facciamo con la Serie B e con quanto accaduto ieri sera nel primo turno infrasettimanale stagionale, valido per la quinta giornata della cadetteria. Incredibile tris di rimonte subite per il Pescara. Ieri sera appunto i biancazzurri di Zeman in vantaggio per 2-0 fino a un quarto d'ora dalla fine, hanno subito due reti in 5 minuti dalla Virtus Entella e hanno dovuto ancora una volta accontentarsi di un
un solo punto. Ripercorriamo le fasi salienti della partita nel prossimo servizio e subito dopo le dichiarazioni dei due allenatori Zdenek Zeman e Giampaolo Castorina. Non ha limiti l'autolesionismo del Pescara, che continua a farsi del male da solo, subendo la terza clamorosa rimonta di questo incredibile avvio di stagione. Dopo Frosinone e Salernitana, anche la Virtus Entella ringrazia dei preziosi cadeau, pareggiando una gara che dopo il 2-0 di Capone e Brugman sembrava definitivamente chiusa. Fischi dagli spalti per Pigliacelli e compagni al 91esimo, con un pareggio che deve davvero far recitare alla squadra il mea culpa. Turnover, no grazie, Zeman cambia solo due elementi rispetto a Salerno, lanciando Valzani a centrocampo dove non c'è Proietti infortunato, e in difesa Crescenzi per Zampano, confermando per il resto la squadra della Recchi. Al settimo c'è un problema muscolare per Marco Perrotta, che però dopo aver tentato di resistere e restare in campo al 14esimo è costretto a lasciare il posto a Bovo, che fa così il suo esordio assoluto stagionale con la maglia bianca-azzurra. Passano tre minuti al primo affondo, Capone si inventa un eurogol mettendo il pallone all'incrocio con l'incolpevole Jacobucci immobile sulla linea di porta. Il lampo dell'ex atalantino regala fiducia al Delfino, che pure senza far vedere chissà cosa riesce a tenere i liguri lontani da Pigliacelli. Dopo qualche affondo poco convinto da parte dei biancazzurri e bianconeri, il Pescara si rivede al 28esimo e arriva ad un passo dal raddoppio con Del Sole, che dai 25 metri chiama il portiere ospite al salvataggio in calcio d'angolo. La gara è tutt'altro che spettacolare, con i biancazzurri più concreti che belli a vedersi, la Virtus Entella mai veramente pericolosa. Senza altre emozioni si arriva così all'intervallo con il Pescara che rientra negli spogliatoi con il vantaggio di misura comunque meritato. Si ricomincia nella ripresa sotto un vero e proprio diluvio. Al quinto si vede subito la formazione di casa con un tiro centrale di Brugman. Il campo allentato diventa un alleato per la squadra di Zeman, mentre Castorina passa al 4-3-3 mandando in campo la punta Lamantia. E il Pescara però a fare gioco, visto che al nono è solo la traversa di Renno Mazzotta e al raddoppio degli Adriatici. Nonostante le tre punte, la Virtus Entella non punge, al contrario del Pescara che va a doppiare grazie ad una sassata di Brugman, che al 19esimo buca dalla distanza la porta difesa da Jacobucci, che non può nulla. Il 2-0 mette le ali al Delfino, che continua a premere, con Pigliacelli che al 25esimo è costretto ad anticipare sulla tre quarti di Diò lanciato a rete. Passa qualche istante, Zeman manda in campo Benali al posto di Del Sole, ma il Pescara ogni tanto ama però farsi del male da solo, visto che al 31esimo Pigliacelli e compagni si addormentano con Lippi, che a porta vuota ringrazia per il gol del 2-1 che riapre la partita. Sugli spalti si rivivono i fantasmi delle gare precedenti, visto che poi al 35esimo gli ospiti in contropiede trovano l'isperato pareggio con Diò. Tifosi biancazzurri sotto shock sugli spalti e squadra in confusione, con Zeman che dalla panchina cerca di spronare i suoi a non mollare. E il Pescara così nel finale ci riprova. Al 39esimo e Benali in area a trovare una deviazione di un difensore ligure in calcio d'angolo, prima dell'errore di Capone che al 94esimo si divora il gol del 3-1 e del miracolo di Jacobucci, che proprio prima del triplice fischio finale di Serra di Torino dice no a Brugman. Per il Pescara una serata ancora una volta negativa. Non abbiamo fatto male, Entella ha fatto quelle due cose su errori nostri, su un calcio d'angolo a nostro favore abbiamo perso la palla e su, anche lì su un rinvio lisciato abbiamo preso il secondo. Sono cose che succedono nel calcio e penso che con un po' più concentrazione si possono evitare anche quelle. Sì, abbiamo fatto meglio, abbiamo subito meno, io penso che a parte due gol Entella non ha creato problemi. Abbiamo giocato purtroppo anche lì su due palle che non dovevano dire niente, abbiamo subito gol da parte nostra, qualche occasione in più l'abbiamo trovata, purtroppo tra il palo e tra errore di mira non l'abbiamo approfittato. Andiamo a pettinare il capocannoniere, chi c'è? A Dybala lo lasci fuori nella Juventus? Capocannonieri finché ci gira devono stare lì. Contento di come si sta allenando gli anni? Sì, no, ho sentito le voci che non lo faccio giocare perché si allena male, non è vero niente, ragazzo si è messo sempre a disposizione, lavora con grande impegno.
Io ripeto, questa squadra è giovane, deve crescere, deve abituarsi a giocare insieme, per ora giochichiamo, io penso che si può solo migliorare, non peggiorare, e speriamo che anche lì sfortuna ci abbandona, perché a Salerno continua a dire che abbiamo preso gol al 90° su fuorigioco, però valgono. Castorina, la domanda d'obbligo: come avete fatto a pareggiare questa partita non tirando mai in porta per 80 minuti, al cospetto di un Pescara che avrebbe ampiamente meritato a nostro giudizio la vittoria? Questo è un giudizio che lascio dire a lei, che rispetto, e devo essere sincero, anche se abbiamo grossissima stima del nostro portiere, tolto la parata del 50° minuto del secondo tempo, non ricordo dei miracoli da parte di Jacobucci. Se voi confondete il fatto che il Pescara abbia avuto di sicuro situazioni in zona offensiva, ha tenuto più il pallone, allora vi dico sì. Se invece consideriamo che noi in due ripartenze ci siamo andati a costruire due gol in maniera importante, uno per un errore però della difesa del Pescara. Ma guardi, quando c'è un gol c'è sempre un errore di qualcuno, se vuole possiamo anche stare a parlare di chi, perché noi abbiamo subito gol, quindi il discorso è quello. Se la difesa del Pescara ha fatto un errore, vuol dire che l'Entella è stata in grado di fargli compiere questo errore, quindi io sono molto soddisfatto, anche se abbiamo, come dice lei, tirato dal 76° in poi un punto giusto, nel senso un punto d'oro per noi, e che ci fa guardare il futuro in maniera più tranquilla. Sappiamo che dobbiamo lavorare per crescere ancora molto in tutte le fasi, però quando tu alleni una squadra con lo spirito come quella che alleno io, niente ci fa paura. Lei aveva detto in settimana: affrontiamo il Pescara, dovrò mettere in campo degli accorgimenti, e invece in campo ha messo una squadra completamente diversa da quella di domenica scorsa dell'ultimo turno, ha cambiato quasi mezza squadra, perché? Ho cambiato quasi mezza squadra perché ho sempre detto ai miei ragazzi che ho tantissima fiducia in loro, e oggi ho avuto l'occasione per dimostrarglielo, visto che c'era il turno infrasettimanale, e credo che queste mie scelte possano ancora cementificare di più ancora il nostro gruppo. E ora la Serie C, fuori rosa d'inizio estate, il difensore esterno del Teramo Simone Sales racconta come ha vissuto il periodo complicato e analizza quel contatto in area di rigore di 10 giorni fa a Vicenza che è costato la sconfitta alla squadra biancorossa. Vediamo. Lo scorso anno ormai passato è stato un brutto anno, sia a livello personale che insomma di squadra. Quest'anno insomma, siamo partiti, cioè io parlo personalmente, la società ha fatto delle altre scelte, poi dopo ci ha ripensato, io devo ringraziare la società, il presidente, il direttore e anche il mister. Io lavoro giorno per giorno per migliorare e spero di dare un contributo alla squadra. Io ho sempre sperato, dal primo giorno in cui la squadra è partita di tiro senza di me, ho sempre detto sia al presidente che al direttore che volevo rimanere a tutti i costi, perché comunque dopo un'annata del genere dell'anno scorso era una cosa mia personale, una sfida mia, e volevo dimostrare di poter dare una mano a questa squadra. O quando c'è stato il momento in cui dovevo cambiare, la società ha preferito rimanere, e comunque sono felicissimo di rimanere. Abbiamo perso la partita per un mio errore che non dovevo fare, cioè, ripeto, poteva anche non darlo, proprio minimo, cioè, l'ho toccato, però purtroppo è un errore che da parte mia non posso fare, cioè, nel senso, se avendo magari un certo tipo di esperienza non posso fare, quindi mi spiace per il risultato e per il danno alla squadra. Però non lo so, io l'ho toccato un minimo, secondo me in altre occasioni non ce lo dà, ma cioè in quel regolo lì non lo dà mai, però purtroppo l'arbitro ha fischiato e poi comunque a fine gara ero nervoso, sono andato subito nei spogliatoi, quindi mi spiace, però sono fatto così. Che noi siamo una squadra che va sempre all'attacco, cerchiamo sempre di recuperare le palle, dobbiamo capire un po' i momenti della partita, quando magari rallentare un po', perché magari cercare di girare palla, magari momenti in cui di rallentare un po' i tempi. Anche domenica secondo me abbiamo sofferto secondo tempo, forse dopo 20 minuti del secondo tempo, però lì è perché secondo me noi siamo strutturati ad andare sempre in avanti e dobbiamo cercare di crescere a livello di squadra, sai, quando si capire quando si deve accelerare e quando no. Però ripeto, siamo fatti, cioè, una squadra secondo me che va sempre in avanti. Se riusciamo a capire, spero presto, di comunque temporeggiare, di non andare sempre in avanti, possiamo divertirci e togliere le soddisfazioni.
Era questo l'ultimo servizio del TG6 che torna con le prossime edizioni delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.